In Europa il 79% delle persone transessuali ha dichiarato di aver subito un atto di violenza, che possa essere verbale o anche fisico. Arcigay Bari insieme ad Arcilesbica parteciperà a questa giornata di memoria delle vittime di transfobia attraverso il racconto di due storie di due ragazzi transessuali, un ragazzo che ha terminato il percorso è diventato una ragazza e una ragazza che al contrario ha effettuato il cambio con l'altro sesso, quindi è diventato un ragazzo. È un youtuber della nostra terra, di Bonopoli, e proprio per questo abbiamo deciso di raccontare storie della nostra terra, storie che parlano del nostro quotidiano e parlano dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. La Puglia di recente è stata teatro di episodi di omofobia, ricordiamo il caso di Polignano. La necessità di eventi come questi? La necessità di eventi come questi sorge perché ci sono dei pregiudizi che bisogna scavalcare ogni volta che si trattano determinate tematiche e quindi noi sentiamo la necessità di porgere il nostro sostegno soprattutto alla comunità transessuale, dato che questo evento è proprio rivolto alla comunità transessuale, perché è la categoria che più di tutte le altre sopporta questo pregiudizio legato proprio a una forma di ignoranza della società nei confronti di queste tematiche. Chiaramente una persona transessuale ha diverse problematiche legate sia al suo nome proprio, sia alla ricerca di un lavoro e tutto quello che può essere la vita sociale. Quindi tutto ciò rappresenta anche un blocco a livello personale nella crescita. Da poco tempo a Bari Arcigay ha avuto un nuovo corso. Sì, il 18 ottobre Arcigay Bari è andata a congresso e ha riformato il proprio direttivo cambiando tutte le cariche sociali. Insieme all'Arci stiamo portando avanti un percorso che è di crescita ma soprattutto di attività sulla città. Abbiamo come sede un bene confiscato alla mafia che l'Arci molto gentilmente ci ha prestato e proprio l'intenzione è proprio questa, partire da Bari Vecchia per raggiungere tutte le persone che in qualche modo hanno sete di conoscenza. A parte il TIDOR, quali altre iniziative avete in programma? Vorremmo costituire dei punti di raccolta giocattoli da donare poi all'associazione Incontra la mattinata del 24, perché non vogliamo chiudere la società soltanto a tematiche LGBT, ma sarebbe bello che Arcigay fosse una risorsa del territorio.